Tre volte Ivan con Ladricesta, ospedale di Pescara. Ivan, quel giovane imprenditore della movida abruzzese scomparso a soli 30 anni, il gestore con il padre e un fratello delle discoteche Mega e Tortuga. Ore 11, col contributo della famiglia di Ivan Baccaro, dei Carabinieri, della Maico e di quella serata una canzone per Ivan patrocinata dal comune e dalla ASL di Pescara, ecco reparto di ematologia, un ecografo moderno, portatile, in grado quando serve di individuare le vene, e a Ivan sarebbe servito. Ecografica, quindi è un sistema che ci consente in maniera più veloce e più precisa di poter poi iniziare la terapia ai nostri pazienti. Si tratta di utilizzare l'ecografo per individuare la vena migliore per i pazienti che sono ovviamente soggetti a devono fare la chemioterapia per lunghissimo tempo, qualche volta anche il trapianto di midollo, quindi scegliamo, è un supporto indispensabile, quindi non se ne può più fare a meno. Il fatto che sia portatile, possiamo portarlo al letto del paziente, quindi evitare gli spostamenti, è veramente un supporto. Solo una cosa? Certo. È una gioia ancora più grande perché mio figlio ha sofferto tanto perché non era possibile trovare le vene. Vero. Ore 11:45, l'ambulatorio vaccinazioni dedicato ai bambini. Ladricesta ha pensato a colorarlo, fornirlo di giochi e di poster dove tutti, ma proprio tutti gli eroi si vaccinano, figurarsi i bambini. I veri supereroi si vaccinano sempre, le vere principesse sono sempre vaccinate, quindi è un modo per dare. Alcuni bambini hanno detto, ma posso avere anche se non mi vaccinano? E io ho detto, no, devi andare a vaccinarti. Mi ha detto, ma mia mamma è cretina, non mi fa vaccinare. E infine un defibrillatore, di quelli che salvano le vite, regalato alla Misericordia di Pescara. E quel caterpillar, come qualcuno simpaticamente l'ha chiamato, di Carla Panzino, qui si commuove ricordando. Un defibrillatore forse avrebbe potuto salvare la vita di mio marito in vacanza. In una città che raccoglie in un periodo di vacanza in Sardegna 200.000 persone, Villa Sinus, che non aveva un presidio di ambulanze. Io chiamai e mi arrivò un'ambulanza da un paese vicino, senza defibrillatore e senza niente. Dopo 40 minuti arrivò da Cagliari. Purtroppo è stato vano qualsiasi cosa. Quindi un defibrillatore può salvare la vita. Io questo dubbio mi rimarrà per sempre, però... Grazie. Davvero una gran bella giornata. Dove sei, pensiero infinito, tu sarai la vita con me. Ciao Ivan.